Se ci predisponiamo al silenzio e ascoltiamo la parola di Dio che ci viene indicata dalla Chiesa per questa celebrazione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, gli discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui, e se qualcuno vi domanda perché lo slegate, rispondete così: il Signore ne ha bisogno. I piati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: perché slegate il puledro? E si rispose: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestri, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Parola del Signore. Carissimi, buona settimana santa. Viviamo questo tempo che ci aspetta con le nostre vite alzate verso il cielo. Le palme sono soltanto un segno, le abbiamo sollevate, come fatemi vedere, bambini, tutte e tutti, le abbiamo tutti sollevate al cielo. È il nostro desiderio di guardare il mondo, le nostre vite dall'alto. Siamo stanchi di stare giù, siamo stanchi di vedere brutture, tristezze, violenze, disperazioni. Abbiamo bisogno di salire e guardare la bellezza delle nostre vite e del nostro mondo. Buona settimana santa, perché in ogni celebrazione che noi vivremo possiamo gustare e renderci conto di tutto ciò che Gesù ha fatto per noi. È venuto non per donarci una vita triste, ma una vita bella, colorata, come queste vostre palme. Buona settimana santa a tutti. E la celebrazione eucaristica continua in chiesa. Entreremo piano piano con un certo ordine. So che siamo tanti, però cercheremo di mantenere un clima di silenzio, anche per vivere al meglio la celebrazione eucaristica.